Pace e bene a tutti, bentornati anche oggi il 26 marzo e ricordiamo la beata Maddalena Caterina Morano. Ascoltiamo. Maddalena Morano nasce a Chieri, nel Torinese, il 15 novembre del 1847, da una famiglia modesta. Sesta di otto figli, a 8 anni le morì il padre e dovette lavorare in casa come tessitrice. Un suo parente sacerdote le permise di studiare e, raggiunti i 14 anni, il parroco di Buttigliera d'Asti la incaricò di curare l'asilo. Maddalena continuò i suoi studi e prese il diploma magistrale per insegnare nelle scuole elementari. Fu contemporanea di Don Giovanni Bosco e nel 1877 Maddalena confessò alla madre il suo desiderio di farsi suora. Chiese consiglio a Don Giovanni Bosco, che la dissuase dal diventare suora di clausura, e la indirizzò a Don Giovanni Cagliero, che la invitò ad entrare nelle figlie di Maria Ausiliatrice. A 32 anni Maddalena emise la professione religiosa. La sua istruzione e la sua abilità educativa emersero tra le consorelle e da subito ricoprì incarichi di responsabilità. Venne trasferita in Sicilia come direttrice ad Ali Marina, in provincia di Messina, e poi come ispettrice dell'Ispettoria di San Giuseppe. Fondò 19 case, 12 oratori, 6 scuole, 5 asili, 4 convitti e 3 scuole di religione. Veniva ammirata da tutti, tanto che di lei si diceva: è una gran donna, è una donna straordinaria. Morì ad Ali Marina il 26 marzo del 1908, a 61 anni. Venne beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 5 novembre del 1994. Ecco, ormai siamo un po' inoltrati nel nostro cammino della conoscenza dei santi e io mi sento di sottolineare questa cosa che sta emergendo. La beata Maddalena è un'altra delle tante donne che ha avuto al centro della sua vita proprio la cura e l'istruzione dei più poveri e dei più abbandonati. Perché l'istruzione ha tanta importanza? Perché Dio ispira tante persone affinché i più poveri anche siano istruiti? Io vi accendo adesso questa lampadina, questa idea, ma vedremo anche più in là che è un qualcosa di molto molto importante, ecco, acquisire gli strumenti per poter capire la verità, per poter esprimere al meglio la bellezza dell'animo umano. Ecco, questo è il segreto dell'istruzione, il vero motivo dell'istruzione. Allora vi domando: avete voi compreso l'importanza di questo aspetto della vita, soprattutto dei più piccoli, i nostri figli, i nostri nipoti? Quale rapporto avete con gli insegnanti, coloro che sono deputati a questo compito difficilissimo e molto 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 importante, come dicevo? Non è che casomai si può creare un piccolo antagonismo, genitori, insegnanti, parenti e insegnanti, soprattutto quando questi ultimi devono utilizzare un pochino di autorità nei confronti dei nostri figli o dei nostri nipoti, proprio per educarli a quella disciplina che gli sarà fondamentale nella vita. Allora, ecco, facciamo un po' di complicità con questi insegnanti, ricerchiamo un territorio di comunicazione, perché noi gli passiamo una staffetta molto importante quando escono dalla famiglia. I nostri piccoli, i cuccioli della nostra società, sono nelle loro mani. Allora, ecco, curiamo questo aspetto della società, gli insegnanti, e preghiamo per loro, proprio invocando l'intercessione della nostra beata Maddalena. Prega per noi.